Ciao a tutti! Lui è lui! E lei è Sofì! E insieme siamo in Minecraft 3! Oggi in un nuovo gameplay qui su Minecraft Roblox! Penso sia il parkour più difficile della mia vita! Of my life! È davvero difficilissimo! Noi siamo entrati dentro questo mondo di Minecraft credendo fosse un mondo di Minecraft su Roblox e invece era una trappola, perché da qui non c'è via d'uscita! Come vedete, davanti a noi c'è tutto un percorso infinito da fare! È difficilissimo e non capiamo proprio chi ci abbia potuto intrappolare qui dentro! Pecorella, hai qualche indizio da darci? Che è stato? Sappiamo soltanto che qui ci sono dei letti, ogni tanto così a caso ci sono dei letti sul prato, e poi ci sono queste scatole misteriose che non si possono aprire, dei diamanti sotterranei nelle miniere! Ma che cavolo c'entra la pecora? Ma chiedi aiuto a una pecora? E scusa lui, lei sicuramente saprà, sarà qui da tantissimo tempo! No, guarda, so io bene, qui sicuramente sarà stato qualche cattivo di Minecraft a fare questo percorso per mettere in trappola tutte le persone che ci arrivavano. Sì, esatto, ne sono certa. E poi questo cattivo di Minecraft sarà ricchissimo perché avrà un sacco di diamanti, tutti questi picconi. Speriamo che arriviamo alla fine di questo percorso per trovare anche qualche diamante, però l'importante è uscire da qui. Vado! Aspetta, si è lanciata! E tu mi hai insegnato che devo essere veloce, quindi vado velocissima, spedita, così non cadrò. Perché se vado lenta poi cosa faccio? Io cado e muoio, mentre così se mi sbrigo e corro, arrivo nell'altro letto. Non la vedo più. Non sai neanche su cosa hai camminato. Poteva essere della lava. Ma invece non lo è. Sai cos'è questa cosa su cui stiamo camminando? Gelato? No, è una torta. È una mega torta gigante. Hai ragione, è vero. Quelle lì sono delle ciliegine. Molto buone. Potevamo darci un morsettino. Quindi abbiamo il primo indizio sul nostro cattivo. È un goloso. È un goloso. Qualcuno che vuole delle torte giganti. Mm-hmm. E poi questo pezzo di parkour è stato veramente facilissimo. Cioè, era super semplice. L'ho superato anch'io. Ora invece c'è l'area del deserto. Come vedete ci sono i cactus. Non dobbiamo assolutamente toccarli. Lui, guarda quante spine che hanno. Sì, i cactus hanno delle spine giganti. E poi essendo dei cactus così grandi avranno delle spine che saranno proprio delle spade. Mi allontano e vado dritta senza toccarli. Ho troppa paura. Esatto, okay. Io controllo di qui se c'è qualcosa. No, non c'è niente. Ah, mi sono punto. No, attento. Ti do anche una brutta notizia. Dopo che superi il percorso, bisogna fare un salto veramente gigante. Guarda qui, ho una paura. Io l'ho fatto. Come hai fatto? Io l'ho già fatto. Vado, 3, 2, 1 e salto micidiale della vita. Bravissima. Tocca il letto, così possiamo dormire. E adesso? Non ci credo. Davanti a noi ci sono delle scatole, immagino vuote, che non si possono aprire perché il cattivo le ha chiuse, collegate da dei laser su cui noi dovremo camminare. In realtà quelli lì non sono dei laser, è della redstone, è tipo una specie di polverina rossa. Ma come facciamo a camminare lì sopra? Io penso che sia impossibile. Provo ad andare avanti io. Ce l'ho fatta. Se fai un bel salto e riesci a superare questa striscia verde, ce la dovresti fare anche tu. Ok, ragazzi, ce la posso fare. Devo soltanto andare avanti, sembra facile, no? Bravissima, adesso io cammino su quest'altra striscia. È molto molto complicato, bisogna essere proprio degli equilibristi. Sì, ok, bravissima, continua così. Ti prego Sofì, non cadere. Non ho proprio voglia di ricominciare tutto il gioco da capo. Neanch'io. Dai, un passettino. Ma può essere così difficile un gioco? Può mettere così tanta ansia? Ansia, adrenalina. Ok, sì, ma dove stai andando lui? Sei entrata in una casa tutta di legno, è meravigliosa, arrivo anch'io, sì. Sono entrato dentro casa di qualcuno. Chissà di chi è, di qualche villager. Villager? Sì, sono le persone che vivono su Minecraft. Ma è stupenda, guarda che libreria. Sarà una persona molto colta che legge tanti libri, complimenti. Prima però mi raccomando tocca il letto perché quello è il checkpoint. Altrimenti tutte le volte dovrei ricominciare da capo. Hai ragione. Amo questa casa perché ha anche delle panchine per sedersi mentre si legge. Comodissima, poi tutte queste finestre, meravigliosa, wow. Aspetta lui. Se fosse nel cattivo. Proprio questo stavo pensando. Non voglio rimanere lì dentro perché non sappiamo di chi è questa casa. Hai ragione, dobbiamo andare via. Sì, okay. sì, dobbiamo andare avanti nel nostro percorso. Guarda qui, c'è un golem d'acciaio. Wow, è il guardiano del percorso. Salve signor guardiano. A noi questa stanza fa un po' paura perché ha il pavimento viola. Sì. Però noi andiamo avanti, l'importante è non toccare la lava, immagino. Già. Vado. Okay. Prova a saltellare anch'io. No, ho toccato la lava. Lui, ti aspetto qui giù. Salta poi appena finisci. Ma dove sei? In basso. Arrivo.
C'è il letto morbido che ha tutti del salto. No, guarda quanto è lungo questo percorso. Non ce la farò mai. Però i blocchi sono più vicini questa volta. Sì, quindi dovremo fare piccoli saltelli. Dai, io credo in te, ce la puoi fare, Sofì. Se ti concentri e fai un saltello dopo l'altro, così come faccio io, ce la puoi fare. Sì, hai ragione, devo credere in me. Devi credere, devi credere, devi credere sempre in te. Sì, vabbè, canta. E cade, canta e cade. Il trucco è non guardare giù. Lo dicono sempre nei film, non bisogna guardare giù, altrimenti ti prendono le vertigini. Perché io mi immedesimo troppo nel mio personaggio e penso quasi che tutto ciò sia reale. Immagino me nel cielo con un aereo e con dei blocchi. Tu devi pensare che stai camminando su una normale strada. Guarda, così io saltello, immagino che qui ci sono i negozi e opla, sono arrivato. Beato te, lui mi senti da laggiù. Ti sento lontana, dov'è? Non ti vedo neanche, ho bisogno di un binocolo, ecco. Così adesso ti vedo. Sto provando ad arrivare, ce la farò. Non lo so se ce la farai mai. Io sono qui che ti aspetto. Non ce l'ho fatta. Aspettiamo Sofì, che non arriverà mai. Sì, mai, guarda qui, guarda qui. Girati, wow. Guardati le spalle. Eccomi qui, cacciopine in carne ed ossa. E tocco il letto. Saluto le trote. Yeah, yeah, yeah. E adesso cosa ci aspetta qui davanti? Dei mystery box. Sono delle scatole misteriose. Dobbiamo camminare proprio sul bordo di queste scatole. Sono tutte messe in fila per formare un percorso. E noi dobbiamo stare molto attenti e ovviamente cercare di non cadere. Devo ammettere che sei veramente fatta brava. In queste parti in cui bisogna camminare sul ciglio delle scatole stai riuscendo benissimo. Infatti il mio problema sono i salti. Noi dobbiamo arrivare alla fine e sicuramente incontreremo il cattivo che ha creato questo mondo. Ma io non voglio incontrarlo lui, allora mi fermo qui. No, 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 ma non puoi fermarti lì. Secondo me sarà stato Herobrine. Perché tu non sai la leggenda di Herobrine, ma è praticamente un personaggio che è rimasto intrappolato su Minecraft per troppo tempo ed è diventato cattivo. Non ci credo. Sì, è una leggenda. Giusto, giusto, a cercare noi. Io credevo di essere in un normalissimo mondo di Minecraft dove potevamo scavare, crearci la casetta, il nostro orto, e invece no, ci siamo ritrovati qui a dover schivare queste scatole, queste trappole. Hai ragione, non solo abbiamo già il signoresse, adesso dobbiamo pure avere a che fare con questo Herobrine. E non è stato neanche lui a venirci a cercare in realtà, siamo stati noi ad andare a casa sua. Ok, io intanto ho superato questa parte. Sto sul ciglio di questo muro. È veramente molto instabile. Ci vuole molta concentrazione, ma ce la sto facendo anch'io. Non so come. Dai, non ti manca idea. Pochissimo. Certo, stavo pensando, e se invece non c'entra nulla Herobrine, ma fosse il signoresse? Oh no, sarebbe veramente terribile. Allora, camminiamo sul bordo, sul ciglio di questo muro, okay. Senza cadere giù. Sì. Bene, continua così perché non abbiamo preso un checkpoint. Esatto, quindi significa che se cadessimo dovremmo rifare tutto il percorso da capo. Ok, dai. Ho le vertigini. No, ma qua continua a salire. Lui, ma tu vedi Herobrine? Perché io ho molta paura. No, io non vedo più te però. Vedi il signoresse? No, vedo la tua testolina che spunta. Sì, perché ho paura di ritrovarmi lì davanti. No. Herobrine e il signoresse insieme che si tengono la mano e che mi dicono: Sofì, finalmente sei qui. Oh mamma mia, non ci voglio neanche pensare. E poi non è Herobrine, ma è Herobrine. Ma qui non finisce mai, stiamo continuando a salire. Sì, sempre più alto. Oh mamma mia, che c'è qui lui? C'è un tratto difficilissimo. No, non dire così, ti prego. Devi praticamente saltare il vuoto, ecco. Oh no, ho capito di cosa stavi parlando. Ti prego Sofì, non cadere, perché se cadi adesso devi ricominciare tutto da capo. Devo concentrare. Dai, fai quel saltello. Sì, sì! Okay. Adesso continua a camminare. C'è il letto qui. C'è il letto. C'è il letto. Toccato. Siamo sopra la torre. E qui è collegato con un altro tratto che cade nel vuoto. No, si ricomincia da capo. Ma questo percorso è un incubo. Sì. Perché sicuramente chi l'ha ideato sarà un pazzo cattivissimo. Ma io voglio stare qui in questo spiazzale meraviglioso. Immaginatemi con dei pattini, sarebbe stupendo. Se non ci avessi fatto caso, lì non c'è nulla. Non puoi sopravvivere lì sopra. Hai ragione. Dobbiamo trovare un posto dove c'è del cibo. E forse qui vedo la fine. Vedi la fine? Sì, perché qui siamo altissimi. Quindi si vede tutto il percorso. Ok, lui ti raggiungo. In questi percorsi così sono brava, questi a serpente. Bravissima, ok, continua così. Perché il mio nome è Sofì e quindi inizia con la S di serpente. Oh, di signoresse, mamma mia, no. Signor Sofiesse. Vado avanti, ok, lui adesso che si fa? Adesso chiudi gli occhi e lanciati! Trampolino!
ragazzi, noi siamo arrivati ancora più lontano nella nostra mappa di Minecraft. Non sappiamo cosa ci aspetti, non sappiamo se a un certo punto vedremo questo Brerbrant, Brobrant, come si chiamava? Aerobrant, vabbè, non fa Aerobrant o il signoresse, speriamo tanto di no, ma lo scopriremo nel prossimo gameplay. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci e cliccate davanti su lui per vedere il video di ieri. Mentre davanti a lui per vedere un'altra avventura divertentissima. Noi vediamo un bacino, abbraccio e ci vediamo domani con la nostra avventura. Ciao! Ciao.